Ciao a tutti. Prima cosa che vi devo dire è che mi siete mancati tantissimo. Sono in macchina. Adesso vado da Vodafone. Praticamente adesso vi racconto a breve cosa è successo. Ho comprato l'iPhone mesi fa. So che all'iPhone mi dava dei problemi. Praticamente quando sento l'audio c'è un fastidio in fondo. È un problema di audio praticamente. Allora, ho mandato il mio iPhone a Roma che mi dovevano risolvere il problema. Hanno tenuto il mio iPhone per un mese e ieri sera mi hanno dato il mio iPhone dopo un mese senza risolvere il problema. Mi hanno rimandato come se fosse nuovo. Adesso sto aspettando, vado a Vodafone a sentire cosa mi dicono i ragazzi del Vodafone. Giustamente non c'entrano nulla, però questa cosa vado in fondo. Questa volta vado in fondo. E questo qua si chiama una truffa a casa mia. Cioè, io non ho parole. Non ho parole, veramente. Adesso vado a sentire cosa mi dicono i ragazzi del Vodafone. Scusatemi che riparto così, però non ho un'altra scelta. Devo andare in fondo a questa storia qua. Ci vediamo dopo. Ed eccomi qua, sono tornata a casa. Praticamente. Allora, ragazzi di Vodafone praticamente mi hanno detto che dovranno rispedire il mio cellulare. Non sanno cosa è successo. Siccome il mio cellulare è arrivato dentro questa scatolina qua, loro hanno pensato che il cellulare è nuovo. L'hanno messo anche la pellicola sopra, eh. L'hanno spacciato bene. Cioè, io non so se a qualcuno è successo un lavoro del genere, ma io sono rimasta basita, basita. Non ho parole. Non ci sono le Scusatemi il mio sfogo, però. È un casino. Allora, già che non riesco per un mese, ho lasciato il canale stare perché non sono riuscita a pubblicare niente. Adesso dovrò stare un altro mese senza pubblicare niente. Non ho capito questa cosa qua. Infatti, ho detto: guarda, che io un altro mese non ci sto senza cellulare. Cioè, pensateci che io mi serve il cellulare perché a passatempo, diciamo, e poi mi serve il cellulare, giustamente ce l'ho anche un altro, però non riesco a fare niente con quell'altro. Cioè, se uno deve lavorare, cosa deve fare? Cioè, se uno dovesse lavorare con un iPhone che gli serve, cosa deve fare? Deve stare una vita senza perché quell'altro non sa risolvere il problema, non ho capito. Non ho capito questa cosa qua. Boh, vabbè, scusate il mio sfogo, ma oggi è così. Oggi è una giornata no. Bene, è passato un bel po' di tempo, ho tante cose da raccontarvi. A parte questa. Ed eccomi qua, mi sono cambiata. Adesso devo fare da mangiare, dopo vado a lavorare. Niente, vi volevo solo aggiornare. E comunque, sono passata anche in negozio Saturn a prendere due cosine. Vi faccio vedere, già che ci siamo. Ho comprato una tovaglia antimacchia. Secondo me è molto carina. E poi ho comprato anche un paio di ciabatte da portare in casa, ecco. Vabbè, poi ho preso anche questo qua, olio essenziale di lavanda. E vi dico anche i prezzi. Allora, la ciabatta ho pagato 9,99 questa qua. Mi piaceva molto anche come colore. E invece la tovaglia invece è anche scontata. Comunque la tovaglia viene 13,99. E così ragazzi, spero che
Vi ho fatto vedere giusto per cambiare un po', perché sennò tutto il video che mi lamento non va mica bene. Però spero di risolvere questo problema qua al più presto. Comprare una fotocamera, non lo so, adesso ci penso, visto andazzo, ci penso. Però mi dispiace, ecco. Dispiace perché è così. Vi aggiornato un pochettino. Domani ho il mattino a lavorare e il pomeriggio dovrò passare un'altra volta a Vodafone, che c'è il ragazzo che si occupa di queste cose qua, gli racconto tutto e gli dirò la mia. Però non si fa così. Non si fa così. Spero che mi lasciano un cellulare. Ecco, spero che mi lasciano, così almeno riesco a condividere qualcosa anche con voi. Ecco. E niente, spero di vedervi presto. Ecco. Comunque mi siete mancati tantissimo, ecco. Mi mancano i vostri messaggi, si è creata una bella amicizia, secondo me. Ecco, a parte tutto. Beh, vabbè. E niente, vi saluto, spero di vedervi presto, spero di risolvere questa cosa qua. È così, la vita è questa. Purtroppo ci sono anche i truffatori, perché io li chiamo truffatori, perché questa è una truffa. Questa è una truffa perché ci vuole del tempo di mettere a posto, di mettere dentro la scatola, di mettere la pellicola sopra e tutto quanto. E i ragazzi sono, giustamente dicono adesso vediamo, però hanno a che fare secondo me con dei truffatori, ecco. Non so se a qualcuno è successo mai una cosa del genere, se vi è successo una cosa del genere scrivetemi nei commenti che poi guardiamo. Tutti insieme, però è un disastro così. Così veramente stiamo dando peggio del peggio di tutto, veramente. E niente, scusatemi ancora, scusatemi perché non sono stato un mese con voi, scusatemi perché mi sfogo con voi, ma era giusto che vi aggiornavo anche come mai e perché non sono riuscita a pubblicare niente, ecco. Spero di tornarci presto e pubblicare i miei video come mi piace a me e basta. E oggi vi lascio così e niente. Spero di vedervi presto. Ciao ciao.